ecco qua. Pronto? Pronto. Buongiorno, salutiamo Luca Zaia, governatore del Veneto, buongiorno, puntualissimo ogni martedì. Allora, Presidente, direi che insomma nell'osservatorio leggiamo oggi sul Gazzettino: la giunta Zaia è promossa dal 75% dei veneti. Il commento è: la forza di Luca, il governatore post democristiano, si riconosce in questo? Ma guardi, io non ho mai fatto politica prima di occuparmi dell'amministrazione, cioè non vengo da militanza di partiti, per cui se il post democristiano è riferito al Veneto che ha cambiato pelle, ma penso che quello sia evidente a tutti: non abbiamo più la democrazia cristiana che vale il 75%, ma adesso forse è caso di dire che il consenso va diretto sulle persone. Bene, allora cominciamo a parlare del maltempo e delle sue conseguenze. Insomma, cominciano ad arrivare gli aiuti e devo dire in campo anche Veneto Strade. Lei si è interessato per utilizzare Veneto Strade, mi si è consentito il termine, per la difesa idrogeologica? Ma sì, io penso che Veneto Strade, visto considerato che il futuro non sa quello ancora di realizzare nuove strade, ma di consolidare quello che c'è, fare manutenzioni, può dedicare molto della sua attività, ad esempio, alla realizzazione di tutte le opere a tutela del dissesto idrogeologico. Questa è una grande sfida, perché noi in questi 5 anni che abbiamo davanti vogliamo fare opere, perché se piove vogliamo fare in modo che l'acqua vada nei nuovi bacini che realizziamo e non vada ad allagare le città o creare frane in montagna. Eccomi qua. Allora, il Consiglio ha approvato anche questo stanziamento di cui ci aveva accennato, 3 milioni, però anche sgravi, no? Quindi la possibilità magari di non pagare le tasse, perlomeno non subito, per le popolazioni colpite dal tornado. Sì, vi avevo già accennato la scorsa settimana, sono 6 milioni in totale stanziati per il tornado. Diciamo che abbiamo grattato il fondo del barile, ma anche tutta una serie di misure, dalla cassa integrazione per le aziende in difficoltà a non pagare l'IMU piuttosto che l'IRAP e altre partite, ad esempio quella del bollo auto per le auto danneggiate. Insomma, c'è tutta una serie di misure che vuole creare un pacchetto a favore di coloro che hanno subito il tornado. Devo dire che ci sono anche tantissime iniziative, quella di domani a Salzano, a cui parteciperemo, beneficenza, i comici della televisione a favore della popolazione, il Trentino che vuole dare una mano, insomma ci sono veramente tante iniziative, Vasco Rossi che ha dato una sua partecipazione concreta, insomma devo dire che c'è attenzione ora, no, attorno a questo evento. Sì, e non basta, ma aiuta, visto considerato che i danni ammontano a 91 milioni o 400 mila euro, quindi quasi 100 milioni di euro. Abbiamo avuto un morto, 92 feriti, oltre 500 abitazioni danneggiate, delle quali almeno 100 da demolire, oltre 300 auto da demolire, fermi aziendali, insomma un autentico disastro. Se voi vedeste lo scenario post tornado e non sapeste che lì c'è passato un tornado, direste tutti che c'è stato un terremoto. Senta, però si chiede anche naturalmente che il governo faccia la sua parte, no? Beh sì, anche perché è previsto dalla legge, questo è un evento catastrofale, sì. Di grandissima entità, e per cui per questo motivo accade che il governo deve proprio intervenire con il fondo catastrofale a livello nazionale, come accade sempre. Questo è quello che dovrebbe accadere. Ricordo il governo allora di sull'alluvione che chiede 100 milioni di euro dopo una settimana. Oggi siamo ancora purtroppo alle fighi secche, perché abbiamo 2 milioni di euro su 100 milioni di danni. Ma riusciamo a noi comuni, perché ho visto che anche Cortina per la faccenda di Acquavone è stato riconosciuta la possibilità di manovrare questo patto di stabilità, quel tesoretto che abbiamo da parte che non possiamo spendere? Beh sì, però vorrei anche ricordare che il patto di stabilità sono soldi del comune che non può spendere, e noi vorremmo i soldi di Roma che sono nostri, che sono un po' diversi. Sì. Perché è inutile dire a uno: guarda, alla fine io non ti do i soldi, però ti lascio spendere i tuoi. È la dimostrazione di una schiavitù, di una dittatura finanziaria che ormai abbiamo. Allora, parliamo di un'altra cosa. L'università Trevenete nella top 10 del Sole 24 Ore. Bene, no?
Sì, ottimamente, visto considerato che sono le meno finanziate, le meno sostenute, e sforniamo gli studenti più in gamba che ci siano, io dico che è ora di cominciare a introdurre il principio dei costi standard nell'università e nella scuola. Cioè bisogna finanziare e premiare i virtuosi, coloro che fanno formazione di alto livello, e niente che continuiamo a sprecare soldi, come accade nella sanità, in realtà che poi obiettivamente, lo dicono le statistiche, non è che suonano tutti questi premi. E direi che la colpa non è dei ragazzi, la colpa è di chi fa la programmazione e investe male i soldi che ha a disposizione. Senta, la scuola comincia da quella dell'infanzia, voi dite che è un po' il fiore all'occhiello del sistema scolastico veneto, c'è molta attenzione, no? Vabbè, sì, sono 90.000 bambini e soprattutto io ho voluto fare in modo che la scuola dell'infanzia fosse nell'ambito non più del sociale ma della scuola. E noi questi 90.000 bambini li accudiamo, a differenza di tutte le altre parti d'Italia, con le scuole paritarie, quelle private, quelle delle suore, dei religiosi, proprio perché in Veneto non ci sono scuole pubbliche per questi 90.000 bambini, questa è una cosa che non si sa. Quindi noi, se non avessimo le scuole parrocchiali, gli asili parrocchiali, per fare un esempio, avremmo 90.000 bambini che dovrebbero starsene a casa perché non c'è la scuola pubblica. E lo Stato ogni anno, grazie a sto scherzetto del Veneto, positivo, risparmia 430 milioni di euro, perché se dovesse garantire le scuole e la formazione di questi bambini, 430 milioni sarebbe la spesa che avrebbe per i Veneti. Allora, veniamo all'altra emergenza, quella dei profughi. Insomma, il prefetto di Treviso è saltato. Lei aveva cominciato a lavorare su questo, a fare pressione anche per far capire veramente il contenuto, no? I numeri di questo che sta diventando un dramma, e il primo a saltare è stato il prefetto. Guardi, io non mi occupo delle vicende del Ministero, dei suoi uomini, delle sue donne e delle loro turbe, battaglie, regolamenti di conti o verifiche, quello che è, insomma, un normale rapporto di lavoro, cioè non mi interessa. Io so solo che sono stati messi 101 immigrati in un condominio dove c'erano poche famiglie di giovani con bimbi piccoli, con una pressione degli immigrati sugli italiani che era di due terzi contro un terzo, forse tre quarti contro un quarto di italiani. Queste robe non si fanno perché questa non è integrazione. Significherebbe che se fossero rimasti lì quegli immigrati, che dopo aver avuto un po' di confidenza col palazzo, con il mezzo, lì quel palazzo sarebbe stato assolutamente in balia degli immigrati e non degli italiani, il che non vuol dire che uno è razzista, però altrettanto è vero che c'è un confronto culturale che è indubbiamente di peculiarità e di diversità culturali. Ecco, da Treviso a Padova, dove assicurano che verrà smantellata la tendopoli, anche quello non è che sia un bel vedere. Ma io spero proprio di sì, insomma, cioè penso che è un'autentica vergogna per questa storia della tendopoli. Dico che noi abbiamo già dato, abbiamo 517.000 immigrati in Veneto, l'11% della popolazione, siamo una delle tre regioni con più immigrati in Italia, ma soprattutto dico che noi non possiamo accettare di ospitare immigrati sapendo che 2 su 3 non saranno mai riconosciuti profughi, quindi vuol dire che sostanzialmente noi stiamo ospitando 2 persone su 3 che non avranno lo stato di riconoscimento del profugo. Ecco, poi tra l'altro devo anche dire un'altra cosa, che sono cominciate le insurrezioni, quindi da Quinto si va avanti, non è che sia solo lì insomma, io tutti più paesi. Che insurrezioni le chiamerei difesa della verità e della civiltà, cioè non è che mandare 101 immigrati a Quinto su un condominio con poche famiglie, piuttosto che mandarne 243 in centro a mare, sia una gran pensata. E c'è poco da dire, non ci sono altri spazi. La verità è che forse bisognerebbe mettersi un po' di più impegno per risolvere il problema a monte e fare in modo che gli immigrati non partano dall'Africa e aiutarli a casa loro. Sì, diciamo che adesso anche Belluno, insomma, ieri pomeriggio nel centro di accoglienza a Belluno c'è stato veramente quasi una sommossa, è intervenuta la polizia. Ma sì, guardi, si leggono anche notizie, immigrati che si lamentano, vogliono andare a vivere in città, in centro, cioè io dico, ma se tu scappi dalla morte, la fame sicura, ringrazia Dio che qualcuno ti paga 35 euro al giorno per darti da mangiare, per darti un tetto degno di questo nome. Non mi risulta che questi qua arrivassero dalle ville di Beverly Hills, cioè, e io so che sono persone, da quello che ci dicono, che scappano da situazioni di grave difficoltà, e poi vengano qui anche a pretendere, in tutta sincerità, sono sicuro che se uno veramente è scappato dalla morte, dalla fame, non viene qua a pretendere, ma viene qua a ringraziare se tu lo aiuti. Secondo lei è vero che Renzi ci farà pagare meno tasse? Sì.
Sì, vabbè, io vabbè, credo anche a Babbo Natale, alla Befana e ai Re Magi, cioè, guarda, cioè, a me sembra, cioè, ci vuole anche coraggio nel dire che io vi toglierò la tassa sulla prima casa, cosa che altri non hanno tolto, no, la tassa sulla prima casa, l'ICI, allora si chiamava ICI, nel 2008 l'abbiamo tolta noi, sì. E proprio la maggioranza di Renzi l'ha riapplicata, perché figuriamoci, dai, cioè. Ormai le promesse non servono più, vogliamo i fatti. Ha ragione. Senta, di cosa si occuperà stamattina? Guardi, sono a ricevimento, sono a coda paurosa, anche non oggi. So quante ore ne avrò. Ah, vai bene, insomma, dai. 75% dice sì, e allora si fa un po' di sacrificio, bene. No? Certo. Certo, volentieri. Grazie, buon alla lavoro. Prossima, buon grazie lavoro, a lei. A tutti. Grazie. Grazie a Luca Zaia. Allora,